Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Toy Story. Oggi non parleremo di una teoria sul film, bensì della possibilità di vedere un quinto capitolo della saga. Sì, perché ultimamente se ne sta parlando veramente tanto nei forum. E soprattutto non nego che potrebbe esserci la possibilità che un giorno questo sequel vedrà la luce. Sì, lo so, la Pixar ha detto che per ora non ha intenzione di fare altri sequel dei propri film. Questo per ora non vuol dire però per sempre. Però, pensando che Toy Story 4 è uscito solo nel 2019, a inizio giugno, quindi poco più di un anno fa, potrebbe essere che questo nuovo capitolo uscirà fra molto tempo. In questo video vi dirò tutto quel che sappiamo finora di Toy Story 5. Ma prima, per supportare il canale, vi invito a lasciare un like al video, iscrivetevi se ancora non siete iscritti, e soprattutto vi invito anche a seguirmi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione. Toy Story 4, diretto da Josh Coley, potrebbe aver aperto le porte per Toy Story 5. Per ora però non abbiamo ancora una conferma ufficiale. In questo momento soprattutto non possiamo aspettarci grandi sviluppi nella produzione di Toy Story 5. Infatti la pandemia globale ha bloccato letteralmente tutte le industrie cinematografiche. Non so se lo sapete, ma questi ultimi problemi stanno danneggiando veramente tanto la Disney. Tuttavia la Major sta cercando in tutti i modi di riprendersi. Ma torniamo a parlare di Toy Story 5. Diversi attori che hanno preso parte ai film vorrebbero vedere un quinto capitolo della saga. Uno tra tutti è Tim Allen, voce originale di Buzz Lightyear, che ad un'intervista tempo fa disse: «Una volta che si è arrivato a 4 film, non vedo alcun motivo per cui non farebbero un quinto». Questo suggerimento è un altro motivo per cui i fan credono che Toy Story 5 avrà sicuramente luce un giorno. Toy Story 4, come già detto prima, ha avuto un grande successo e nel tempo ha accumulato più di 900 milioni di dollari in tutto il mondo. Somma che ha fatto arrivare tutto il franchise a 2 miliardi 889 milioni di dollari. Il presidente della Pixar, Jim Morris, ha dichiarato nel 2016 che il quarto film sarebbe stato l'ultimo. Molte persone hanno interpretato questo ultimo come ultimo film di Toy Story, bensì il presidente della Pixar si riferiva solamente all'ultimo sequel nella loro lista. E neanche solo sequel di Toy Story, bensì sequel di qualsiasi film. Infatti per qualche anno Gli Incredibili 2 e Toy Story 4 saranno gli ultimi sequel. Ciò non toglie di vedere un giorno anche Gli Incredibili 3 o appunto Toy Story 5. L'anno scorso Morris in un'intervista ha detto: «La maggior parte degli studi fa un sequel non appena un film ha successo, ma il nostro modello di business è un modello da regista, e non facciamo un sequel a meno che il regista del film originale non abbia un'idea che gli piaccia». Questo vuol dire che la produzione di Toy Story 5 potrebbe subito partire non appena al regista viene un'idea buona per la trama. Ovviamente Toy Story 5 non ha ancora una data d'uscita, però come faccio sempre in questi video di questo, chiamiamolo, format, speculiamo su un possibile anno di uscita. Sicuramente, ci metto la mano sul fuoco, nel 2020 non potrebbe mai uscire. A malapena stanno uscendo altri film, pensate Toy Story 5 che ancora non è neanche pronto. Il 2021 lo vedrei ancora molto presto, dato che tra Toy Story 3 e Toy Story 4 sono passati ben 9 anni, possiamo dire che il quinto film potrebbe uscire dal 2025 al 2030, un anno tra questi 5 anni. E ve la lancio lì e dico il 2026. Ovviamente non prendete questa mia speculazione come vera perché ancora non si sa niente. Fatemi sapere però secondo voi se Toy Story 5 sarà fatto, fatemi sapere anche l'anno in cui potrebbe uscire e se soprattutto secondo voi con Toy Story 4 potrebbe essere ripartita una nuova trilogia della saga. Magari avendo come protagonisti sempre Woody e Buzz, però appunto divisi, con due storyline diverse e due diversi tipi di problemi da affrontare. Secondo me potrebbe essere abbastanza buona come idea, anche se rimpiango appunto quando i due erano ancora nella stanza di Andy. Ma ragazzi, il video di oggi finisce qui. Lasciate un like per supportare il canale, iscrivetevi se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e se volete seguitemi anche su Instagram, trovate il link giù nella descrizione. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao!